Salve per gli spettatori di Nano TV, siamo a Casal Nuovo oggi 9 febbraio, con noi Angelica Romano, candidata alla Camera, campagna 1, un set. Allora, Angelica, qual è il motivo per cui ti sei candidata? Qual è il tuo impegno? Perché questo impegno in politica? In realtà io vengo dalla società civile, è un impegno lungo, ventennale nella società civile, sui temi come la cooperazione, il disarmo, la legalità. In particolar modo negli ultimi anni sono stata molto impegnata con Libera, e uno dei motivi per cui mi sono candidata è per portare questi temi in campagna elettorale. Tu sei candidata alle primarie e hai ottenuto un ottimo, diciamo, un buon risultato. Sì, quindi hai visto che la gente ti sostiene, ti vuole. Quali sono i temi? I temi sono innanzitutto i diritti fondamentali, le pari opportunità, e non a caso ho scelto Sella perché Sella ha fatto un discorso diverso, ha messo a capolista tante donne. Sai, in campagna elettorale si fa la caccia alle streghe, sempre cercano i nomi adesso da mettere in lista in tutte le campagne elettorali, però spesso poi questi nomi finiscono in fondo alle liste, quindi non arrivano mai in Parlamento. Infatti siamo tra gli ultimi in Europa per numero di parlamentari, ma uno dei motivi fondamentali è l'impegno contro la corruzione. Non a caso abbiamo aderito in molti, e soprattutto in molte donne di SEL, alla campagna di Libera Riparte il Futuro anticorruzione, per impegnarci per una legge seria, dando tutti i nostri riferimenti, il nostro curriculum, per la trasparenza assoluta dei candidati. Questo è uno dei temi. In questi giorni a Napoli sono morti 4 ragazzi dall'inizio dell'anno, c'è una guerra, una battaglia sui nostri territori, e non si fa riferimento in campagna elettorale. Chi viene da Napoli e ci rappresenta in Parlamento deve assumersi degli impegni e deve sentire la responsabilità. Ci vuole un cambiamento forte su questo, sulla questione dei diritti umani, sul femminicidio. Siamo un paese in Europa unico. Noi parliamo sempre, sentiamo, ascoltiamo sempre parlare di Europa in termini di soldi, di debito, di spread. Non esiste solo l'Europa monetaria, esiste un'Europa dei diritti, un'Europa che continuamente ci sanziona perché noi violiamo i diritti fondamentali, dalla legge sull'immigrazione, la questione dell'omofobia, la questione del femminicidio. In Italia nel 2012 una donna ogni 2 giorni è stata uccisa, una cosa terribile, e bisogna che ci si assuma delle responsabilità. Non deve essere la politica a fare delle riforme fondamentali. Questi sono i temi importanti, come il tema del disarmo. Da sempre lavoro per il disarmo. Il 10 dicembre il Parlamento ha votato una legge che rifà decreto legge, quindi sempre in chiave di emergenza, una legge che ha fatto il governo Monti last minute, prima di andar via, con una riforma delle forze armate, che vede nei prossimi 10 anni 43.000 persone fuori, tra militari e civili. Dice, va bene, stiamo tagliando dappertutto, è un problema di bilancio. Beh, questi soldi che verranno risparmiati non andranno a risanare il bilancio, rimarranno alla difesa per l'acquisto di nuovi armamenti e sistemi d'armi. Quindi dalla casta dei militari un grande regalo a quella che è una casta importantissima, che è dei mercanti d'armi. Cosa pensi tu di questo accordo, insomma, tra PD e Monti? No? Ci sta un po' di inciucio, insomma, nella campagna elettorale. Sì. su questo tema, accordo Partito Democratico e i Montiani. Da SEL, qual è la tua opinione? Io sono in SEL e sono felice di esserlo, perché si chiama questa campagna Benvenuta a Sinistra, per dare una connotazione forte a sinistra a questa coalizione. Il PD, Bersani è stato chiaro, ha detto che potrebbe esserci un accordo su alcune riforme importanti al Senato, visto che abbiamo una legge elettorale che assolutamente non garantisce la governabilità a questo paese, e quindi si potrebbe trovare per esempio un accordo per la riforma elettorale, che ci vuole, che è fondamentale per una riforma sulla corruzione, contro la corruzione. Questo non significa che c'è un accordo con Monti. La coalizione è chiaro, è PD, si chiama PD-SEL, si chiama Benvenuta Sinistra, il programma è quello che abbiamo firmato e che si trova dappertutto, sui siti, sui giornali, quindi è chiaro, chi vota il centro-sinistra, chi vota Benvenuta Sinistra vota PD e SEL, e vota quello per i quali si sono impegnati i candidati a lavorare in Parlamento. Quindi io direi di portare la campagna elettorale dagli ingiuci, degli ammiccamenti continui, alla questione dei contenuti, perché sono quelli che interessano alle persone, quelle che interessano a tutti i cittadini, e quelle che poi serviranno per lavorare in Parlamento. Grazie. Prego.